Buon pomeriggio a tutti. Siamo di nuovo live su Twitch. Oggi abbiamo un super evento, abbiamo questo bellissimo pacco qui dietro che andremo ad unboxare, che andrò ad unboxare per voi. Grazie Daniel che mi scrive che si sente tutto bene. Ottimo. Ragazzi, questo pacco è arrivato a casa 3 giorni fa. Il fatto che io non l'abbia ancora aperto, insomma, dovreste ringraziarmi che l'ho tenuto chiuso apposta per voi. Qui dentro, ragazzi, c'è una cosina molto molto speciale. Oh, vedo la Saretta anche che si è collegata. Ciao Saretta. Bene, bene, iniziamo a essere un po' di persone, mi fa piacere. Allora, dentro questo pacco, ragazzi, non fatevi ingannare dalla scritta perché non c'è niente qui dentro che c'entri con la scritta che c'è sul pacco. Qui dentro oggi abbiamo qualcosa di veramente molto 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 speciale. Qualcosa che secondo me nessuno neanche ha mai visto e se l'ha visto l'ha visto davvero poche volte nella propria vita chitarristica e non. Bene, 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 bene. C'è hype oggi, io sono eccitatissimo, ragazzi. No, non so voi, ma sono super, super eccitato. Ok. Ragazzi, direi di partire. Allora, come già ho premesso, qui dentro c'è uno strumento davvero molto, molto particolare. E non vedo l'ora di tirare fuori dal pacco quel che c'è dentro. Allora, direi di passare subito all'unboxing. Che ne dite? Mi levo le cuffie, tanto mi sentite lo stesso? Così non sono intralciato dal cavo. Allora, paccone, vi ricordo che la scritta non c'entra nulla, non c'è niente che sia inerente alla scritta qua dentro. Andiamo ad unboxarlo con le mie bellissime forbici gialle. Le forbici gialle aprono meglio i pacchi, non so se lo sapevate. C'è una custodia. C'è una custodia qui dentro. C'è questa custodia, ragazzi. Mettiamo via il pacco che non ci serve. Bene, bene. Mamma mia ragazzi, mamma mia, mamma mia, mamma mia. oggi abbiamo uno strumentone sul canale, abbiamo uno strumentone. Ve lo giro direttamente in camera, così potete vedere anche voi. Signori di Twitch, oggi abbiamo il piacere di avere a casa Sauer, uno strumento di Tucci Instruments. Tucci Instruments, uno strumento molto particolare, molto particolare. Andiamo a vedere subito di che cosa si tratta. Mamma mia, ragazzi, è stupenda. Stupenda, mettiamo via la custodia.
ragazzi, iniziate a vedervela un po' e poi la chiacchieriamo un po' insieme. Buon Mirko ha tentato la fortuna scrivendo che sarebbe potuta essere una chitarra a 8 corde, ma in realtà no, ha solo 6 corde, 6 che bastano e avanzano nella maggior parte dei casi. Wow, ragazzi. Ragazzi, oggi abbiamo uno strumento incredibile, incredibile. Questo è uno dei prototipi costruiti da Tucci Instruments ed è molto particolare, molto molto particolare. Adesso andiamo a spiegare un pochino di che cosa si tratta. Meravigliosa, ragazzi, allora. Tra l'altro, questa parte centrale che ricorda molto il disegno del battipenna. Se notate, con la luce e la posizione cambia colore. Non so se si... Ecco, in camera. Passa praticamente dal azzurro molto chiaro che tende al grigio al copper. Mamma mia, ragazzi, stupenda. Ragazzi, questo è uno strumento fantastico. È bellissima, cacchio. Stupenda. Bene, iniziamo a chiacchierare un pochino di questa chitarra qua. Io ho avuto il piacere di incontrare Raffaele Tucci, che non è nient'altro che colui che ha dato vita a Tucci Instruments, che saluto se sta guardando la diretta insieme a noi. Ho conosciuto Raffaele nel 2019 a una fiera che si svolge in provincia di Cremona. Ogni anno, poi adesso a causa chiaramente del Covid, non sono più state fatte. Ho avuto la fortuna di incontrarlo nel settembre del 2019, dove era lì a presenziare con il suo stand di suoi prodotti, tra cui questa chitarra che vedete qui. Tucci Instruments è un marchio, tra virgolette, nuovo, nel senso che è un marchio appena nato, non è tanto appena nato quanto si è appena introdotto nel commercio, perché in realtà il passato di Tucci Instruments è abbastanza indietro, si risale più o meno al 2013, quindi ci sono un bel po' di anni dietro di ricerca, sviluppo, prove su prove, prototipi su prototipi. Ok, quindi si parla innanzitutto di strumenti che sono stati studiati per anni prima di essere messi in commercio, cosa che a volte non accadono. Ragazzi, questo è uno strumento molto particolare perché non ha legno. Ok, questa non è una chitarra fatta di legno, non c'è nulla di legno qui dentro. Ok? Riguardatevela perché è veramente stupenda. Bensì, questa chitarra è fatta tutta in materiali compositi, tra cui, come potete vedere, anche la trama, il carbonio. Okay? La chitarra è interamente costruita e ricoperta di carbonio. La trama che potete vedere sul retro, sul body, sulla paletta, il retro del manico anche. Sono tutte trame, la trama proprio della fibra di carbonio. Quindi è una chitarra interamente costruita con materiali compositi, tra cui anche il carbonio. Quindi, ragazzi, è uno strumento molto particolare perché non ha legno. Non ha legno. Noi ormai stiamo vedendo chitarre costruite in legno in tutti i colori, tutte le salse, tutte le forme, ormai da decine e decine di anni. Qui inizia davvero una svolta. Io, quando mi sono approcciato per la prima volta agli strumenti di Tucci Instruments nel 2019, alla fiera di cui vi parlavo prima, che è la fiera in cui io ho conosciuto Raffaele, anch'io ero un pochino scettico all'inizio. Ero sempre stato abituato a suonare chitarre in legno, nel senso tutti siamo stati abituati a suonare chitarre in legno, le chitarre si fanno in legno ormai da anni e anni.
L'idea di dovermi approcciare a uno strumento co fatto con dei materiali diversi, per di più materiali che di base non si avvicinano per nulla al legno, che è il materiale base che di solito si utilizza per costruire le chitarre, un po' mi aveva lasciato titubante. Ragazzi, nel momento in cui ho provato gli strumenti di Tucci Instruments, sono rimasto davvero a bocca aperta, perché sono fenomenali, dopo andiamo sicuramente a provare, adesso cerchiamo un pochino di chiacchierare un po' di questo progetto e di questo strumento in particolar modo. Quindi ragazzi, qui dentro non c'è legno, la chitarra non ha assolutamente nulla di legno, è tutta costruita con l'utilizzo di materiali compositi, tra cui il carbonio, interamente rivestita in carbonio. Quindi è uno strumento completamente nuovo, anche per me, perché uno strumento del genere non l'ho mai avuto sotto mano per più tempo. E ringrazio Raffaele per aver dato a me la possibilità di portare qui sul canale questo stupendo strumento. Allora, ragazzi, la chitarra è costruita in quella che si chiama una monoscocca di materiali compositi, okay, che è poi tutta ricoperta di carbonio. La chitarra è molto leggera, dati anche i materiali, chiaramente, perché non stiamo parlando di un legno, del legno che ha una determinata densità, rispetto, chiaramente dipende ovviamente sempre dal tipo di legno, però una determinata densità, un determinato peso. I materiali compositi ne hanno chiaramente una densità e un peso diversi. Questa chitarra è super leggera. Ok, vedendola così sembra anche più piccolina ed è effettivamente un po' più piccola. Il manico, la scala del manico è esattamente la scala standard, quindi è una 25,5 pollici. Quindi il manico è lungo come tutte le chitarre da scala standard, chitarra elettrica scala standard a cui siamo abituati. Il body è un pelino più piccolo e chiaramente si rifà molto alle macchine da corsa, ma si può chiaramente vedere proprio. Sembra una macchina da corsa. È una chitarra da corsa anche. Dopo l'andiamo a scoprire. Ragazzi, è stupendo davvero. Non so se in camera si vedono certi dettagli, ma è davvero incredibile, incredibile, stupenda. Poi quella battipenna che cambia colore è stupendo. Con la luce. Oh. Tucci Instruments, ragazzi. Bellissimo. Dicevo, anche io quando ho provato questi strumenti per la prima volta sono rimasto davvero a bocca aperta. All'inizio avevo in testa mille domande, perché è normale chiaramente approcciarsi a un nuovo tipo di strumento e con materiali diversi, appunto, e non capire bene in che direzione va quello strumento lì. Ragazzi, come ci ho suonato per la prima volta, davvero è stato incredibile. Mi levo la felpa, che l'eccitazione è tanta e anche il caldo. Ragazzi, quindi tutta questa chitarra costruita in una monoscocca di materiali compositi, tra cui il carbonio, tutta interamente rivestita in carbonio. Ok, il buon Andrea ci scrive che è curioso di sentirla e che lo incuriosiscono i pickup. Adesso parliamo di tutte le specifiche. Quindi niente legno, tutti i materiali compositi. Allora, abbiamo la tastiera molto importante. La tastiera è in un materiale che è detto all'italiana, perché noi italiani italianizziamo tutto, giustamente. Il materiale che è spesso quello che viene chiamato richilite, okay? Che anche quello è un materiale composito. Che tra l'altro mi ha spiegato Raffaele Tucci, appunto, è un materiale che in realtà è fatto prendendo le fibre che derivano dalla carta, quindi in realtà indirettamente arriva dal legno, quella arriva comunque dal legno, il materiale della tastiera è richilite. Ok? So che magari dal video potrebbe sembrare legno, potrebbe sembrare ebano, perché è molto scuro, l'ebano è scuro praticamente così, però non è legno, ok? È richilite e si sente molto al tatto, perché è davvero super sottile. Non si sentono tutti quei pori che il legno ha. E poi ha proprio, cioè, è come se fosse super lubrificato.
La tastiera. Incredibile. Allora, ragazzi, dove iniziare? Allora, partiamo dalla parte meccanica. Abbiamo le meccaniche sulla paletta e il ponte, che sono tutti di produzione Schaller, ok? Quindi made in Germany. Tucci Instruments si affida a Schaller per il momento, per tutte le parti meccaniche. Okay? In particolar modo, appunto, tutta la parte meccanica è Schaller. Qui abbiamo un ponte fisso, bellissimo, tra l'altro, a me piace tantissimo questo ponte fisso. Stupendo. E poi abbiamo delle meccaniche Schaller. Ecco qui. Faccio vedere il ponte. Ok. Poi abbiamo due pick-up che sono due Bernacol, ok? Quindi pick-up di boutique. Be due Bernacol Black Oak. È stata esplicitamente una mia richiesta. Raffaele monta su tutti i suoi strumenti solo ed esclusivamente pick-up Bernacol, okay? Quindi potete scegliere di farvi costruire la vostra chitarra con il pick-up che più Pick-up preferite. Italia. Bernacol sono tutti costruiti a mano, sono alla fine pick-up di boutique assolutamente. Ho espressamente chiesto che mi venissero montati questi due pick-up e Raffaele ha chiaramente mi ha accontentato senza nessun tipo di problema. Tra l'altro, questa chitarra, ragazzi, è stata anche alla fiera al NAMM 2019, mi pare. Oppure proprio lì, no, era 2019, al NAMM del 2019, quindi in America. È stata una delle, mi pare, 8 chitarre portate da Raffaele in America appunto, la presentazione anche al NAMM. Tra l'altro, questa chitarra in realtà prima era una doppio single coil che poi è stata modificata apposta per essere mandata a me. Ho richiesto di farmela accordare tutta un tono sotto, quindi a me serviva una 6 corde tutta un tono sotto, che è un'accordatura che uso tantissimo. È già in drop, perfetto. Mamma mia, ragazzi, stupenda. Allora, quindi i nostri pick-up Bernacol, una cosa bellissima che ho notato anche quando ho provato gli strumenti in fiera, come vi ho detto, quando ho conosciuto gli strumenti Tucci per la prima volta, è il retro. Il retro è perfettamente tutto pulito, non ci sono buchi delle corde, non ci sono viti, non c'è niente. C'è questa bellissima scocca con questa rientranza. Potete mettere il ditino, il plettro, quel cavolo che volete. E si alza questo coperchio che è magnetico. Ok? E sotto potete fare qualsiasi tipo di lavoro nella chitarra. Come potete vedere, avete i pick-up, avete tutta la parte elettronica, avete il retro del ponte, quindi potete cambiare le corde. Potete fare un lavoro di elettronica, basta che levate questa parte. C'è un trussrod all'interno del manico perché il manico si deve muovere, ma non è un trussrod uguale a quello che viene messo nelle chitarre in legno, chiaramente. Deve essere chiaramente settato in maniera diversa, però c'è un trussrod all'interno del manico. Ecco, secondo me è una di quelle finezze davvero davvero ben fatte questa, perché il fatto di poter maneggiare qualsiasi punto dello strumento, che siano i pick-up, che sia l'altra parte dell'elettronica, che sia il cambio corde, che sia il trussrod, e non avere poi il retro dello strumento, avere dopo il retro dello strumento privo di viti, di cose che si vedono, questa è un'idea geniale. È una di quelle soluzioni di design, fondamentalmente, che secondo me aggiunge qualità anche allo strumento. Bellissimo. Abbiamo i Luminlay, quindi abbiamo i dot sul manico, abbiamo i pallini sul manico che si illuminano al buio. E niente, basta, penso che abbiamo detto tutto più o meno. Abbiamo i potenziometri, abbiamo volume, tono, e su questo tipo di chitarra
c'è uno switch rotativo a 5 posizioni, quindi non c'è il classico 3 vie, che spesso si vede su molte chitarre, non c'è il 5 vie, il blade a 5 vie, abbiamo un 5 vie rotativo, quindi è esattamente una manopola come quella del volume del tono, semplicemente che si gira e va a scatti, okay? E vi fa tutte le combinazioni di pickup che volete. Io in particolare mi sono scelto nella prima posizione il pick-up al ponte, nella terza posizione i due pick-up, i due humbucker insieme, e nella quinta posizione mi sono scelto l'humbucker al manico, quindi un settaggio abbastanza standard. Mentre nella seconda posizione mi sono scelto i due coil centrali in serie dei due humbucker, quindi praticamente i due humbucker sono splittati e il coil centrale, quindi guardi i pick-up guardando il centro appunto della chitarra. I coil funzionano soltanto i coil centrali, le parti centrali dei pick-up. Nella quarta posizione invece ho scelto di avere i due coil, sempre i due coil centrali, ma in parallelo. Ok, che è la configurazione di pick-up che utilizzo spesso. E per il tipo di strumento che avevo richiesto a Raffaele, quindi uno strumento comunque moderno, accordato un tono sotto, sono soluzioni che preferivo a livello di elettronica. Chiaramente sono tutte customizzabili, potete scegliere quel che volete. Ora andiamo a sentirla, perché questa chitarra, per quanto io mi ricordo, suona da paura. Andiamo a sentirla. Allora, vediamo se è accordata durante tutto il viaggio. Volete sentire prima i puliti o volete sentire prima i distorti? Scrivetemelo nella chat. Tanto che finisco di accordare. Iniziamo con i puliti, sono impulito, iniziamo con i puliti. Ah, buon Danny ci scrive di buttare giù i muri. Faremo anche quello. Bene, allora passiamo un po' in rassegna i suoni puliti che con questa chitarra possiamo ottenere. Switch rotativo in prima posizione, quindi funziona il pick-up, il humbucker al ponte. Vi spengo magari il microfono. Così sentite solo la chitarra. Ok, terza posizione, quindi due pick-up humbucker in serie. Thank you.
Quinta posizione dello switch, quindi funziona l'humbucker al manico. Seconda posizione dello switch, quindi i due single coil in serie, i due coil centrali dei pickup, quindi i due pickup sono splittati e funzionano soltanto i coil centrali in serie. Quarta posizione, quindi i due coil centrali sempre dei due humbucker, però in parallelo. Ok, allora i suoni sono molto moderni, suona molto bene sui puliti, suona davvero molto moderna. I pickup infatti premettevano già in questa maniera, anche per quello che ho deciso di farmi mettere questo tipo di bernacoli in particolar modo. Sono molto moderni e sono curioso di sentirli sui distorti più che altro, e quindi mettiamo i distorti. Ok, allora la simulazione che sto utilizzando adesso, io sto utilizzando il mio Fractal XFX3. Sto utilizzando la simulazione del 5150, dell'EVH 5150, con un SM57 su una cassa Zilla, ok? Zilla. La sensazione, ragazzi, di quando suonate questo strumento è davvero completamente diversa rispetto a quella che avete suonando uno strumento in legno. E, a parte che lo strumento è davvero super leggero, super maneggevole. È davvero difficile da descrivere come sensazione. È proprio un altro pianeta. Cioè, sentite proprio di avere sotto le mani un manico che non è di legno. Anche se il manico poi viene verniciato con la tastiera, alla fine avete davvero pochissimo contatto diretto con le dita. Si sente davvero un casino che non è costruito in legno per niente il manico. E poi si sente davvero che il corpo, il body in realtà non vibra perché non è di legno, ok? Quindi non vibra, però la chitarra suona di più, perché anche dal microfono potete sentire in realtà. Potete sentire che lo strumento in realtà suona tanto, però il body non vibra, infatti è una cosa che Raffaele mi aveva già detto. La scelta appunto della costruzione con questo tipo di materiali è che assorbono di meno le vibrazioni appunto delle corde. Quindi le vibrazioni che lo strumento prende fondamentalmente non le va ad assorbire, il legno ha un determinato tipo di assorbimento delle vibrazioni, che è diverso da quello appunto dei materiali compositi.
La sensazione è completamente diversa, quindi provando questo strumento davvero avete proprio la sensazione che non ci sia del legno dentro. E, infatti è la cosa che mi rende anche un pochino più difficile farvi capire la sensazione in sé. Proprio sentite proprio il body che non vibra, perché quello che mi ha detto anche Raffaele, proprio l'idea della costruzione con l'utilizzo di questo tipo di materiali, è che non assorbono le vibrazioni, quindi chiaramente il body lo sentite vibrare di meno. Ma la chitarra in realtà suona di più, è quello il fatto. Tant'è vero che la chitarra addirittura suona come se fosse vuota, ma la chitarra in realtà non è vuota, la chitarra è costruita in una monoscocca, okay, che poi è riempita comunque di altri materiali compositi. È una sensazione molto 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 diversa rispetto a quella di una chitarra interamente costruita in legno. Passiamo un po' ai distorti allora. Allora, vi spengo sempre il microfono. Abbiamo il primo pick-up, quindi pick-up humbucker al ponte. Davvero super aggressiva, ragazzi. Bellissima, bellissima. Oh, vedo che ci sono anche un po' di altri commentini. Grande Marco, che sta vedendo la diretta. Oh, è grande Ira. Ragazzi, super, super aggressiva. I pick-up suonano davvero molto bene. Ma questo qua già era. Già questo lo sapevo perché avevo avuto in precedenza dei Bernacle. I pick-up sono un pochino più accentuati sulle medio-alte rispetto a altri pick-up che ci sono generalmente in vendita. Infatti la chitarra comunque tende ad avere molto attacco e ad essere proprio più accentuata sulle medio-alte. Comunque sentite anche dal microfono che la chitarra suona tantissimo anche da spenta. È incredibile. Allora, abbiamo qualcosa di nuovo scritto in chat. Marco ci chiede per quale genere può essere più adatta questa chitarra. Guarda Marco, io in questo momento la sto utilizzando per quello che senti, nel senso sto cercando di suonare dei riff che siano più metal, stile metal moderno, che poi è l'idea anche. Con il quale ho preferito customizzare questo tipo di strumento insieme a Raffaele per poi farmela arrivare e farvi avere una review, anche perché comunque è il genere che tendenzialmente preferisco suonare io. Sai, anche il fatto che abbia comunque due humbucker con una configurazione anche di splittaggio dei pick-up molto moderna che l'abbia fatta poi accordare anche un tono sotto, e generalmente metal moderno si utilizzano questo tipo di accordature, questi tipi di suoni. È una chitarra tutta da scoprire in realtà, perché la sensazione è davvero completamente diversa rispetto all'utilizzare una normale chitarra a quale siamo abituati, costruita in legno. Quindi davvero sono domande a cui potrei dare una risposta più approfondita dopo un po' che la utilizzo.
Dovrei davvero provarla su qualcosa di diverso. Magari dopo proviamo anche a suonarla su qualche base e sentire come suona nel mix. Il buon Danny scrive: vederti suonare è sempre un'emozione. Ti ringrazio, Danny. Ti ringrazio. Ira Green ci scrive: che chitarra è, Ira? Se sei appena arrivata, questa è una Tucci Instruments completamente costruita con materiali compositi e carbonio. Uno strumento incredibile, davvero incredibile. Ok, continuiamo con i nostri suonini, suonini. Quindi torniamo, andiamo alla terza posizione, quindi due humbucker in serie. Tolgo il microfono. Figata, suona davvero in una maniera incredibile. Per questo tipo di posizione dei pick-up a me piace molto perché è quello che rende rotondo il giusto un riff o comunque un fraseggio, però gli dà sempre quella puntina di aggressività, quel clang clang che fa il pick-up, perché il pick-up al ponte suona così. È molto aperto, invece i due humbucker in serie suonano così, c'è proprio quel giusto attacco di frequenze alte e medie. Ok, continuiamo con il nostro pick-up al manico, quindi humbucker. Bello, bello rotondo il pick-up al manico, piace molto. Ho visto che c'è anche il buon Ralph, ciao Ralph, grandissimo. Marco ci scrive, è una chitarra comunque abbastanza versatile, mi pare. Sì, avremo modo davvero di vederlo durante quest'arco della diretta, come già ho detto prima, in realtà l'idea che io avevo dell'utilizzo di questo strumento era molto chiara, nel senso che questo strumento, insieme a Raffaele, che mi ha dato la possibilità di provarlo e portarvelo sul canale per una review, in realtà io nella mia testa era già delineato per un ruolo specifico. A me in realtà piace avere una chitarra che fa un tipo specifico di cose. Non mi piace la sola chitarra che fa mille cose, anche perché alla fine
La chitarra che fa mille cose fatte magari, anche se le fa in maniera pazzesca, le fa all'80%, non le fa mai al 100%. Preferisco avere una chitarra che va dritta al punto sulla cosa che deve fare, sul genere che deve suonare, sui fraseggi che ci devi fare, eccetera, eccetera. Quindi, però avremo modo sicuramente di vedere se è una chitarra comunque versatile anche su altri tipi di generi. In realtà, tralasciando per un attimo questa chitarra in particolar modo sui social di Tucci Instruments e sul canale YouTube, quindi Instagram, Facebook e sul canale YouTube, potete trovare tutte le chitarre, i prototipi che sono stati costruiti fino ad adesso e sentire come suonano. E non ci sono solo prove, diciamo, troppo spinte come quella che sto facendo io. Anzi, si sente proprio che sono chitarre in realtà molto versatili. Quindi, quello che posso dirti io su questo specifico strumento, questa chitarra qui, mi serve del tempo per poter dire se è davvero versatile per tante cose. Sicuramente so che suona da paura, perché per quello a cui l'avevo associata nella mia testa, suona da paura. Però, come ho detto, ci sono tanti altri modelli, potete sentirli sul canale YouTube o sui vari social, che si sente che vestono perfettamente i panni anche di altri generi. Il buon Leonida ci chiede come trovi lo switch rotativo. Allora, caro Leo, lo switch rotativo devo dire la verità. A prima impressione è un po' complicato perché io sono abituato allo switch a 5 vie, il Blade, oppure se proprio al 3 vie classico che montano diverse marche. Questo devo dire che è molto preciso perché comunque non hai mai margine di errore. Cioè, spesso capita con il Blade a 5 vie, magari che dopo un po' che lo utilizzi si smolla un po', e a volte hai esattamente quella posizione che non è né tra una posizione né l'altra, esattamente in mezzo, e anche il suono ne risente. O comunque. Anche se lo switch è spostato proprio di 1 mm, il suono cambia. C'è da dire che questo switch è molto preciso perché si sente proprio la differenza del cambio di pickup e soprattutto è anche abbastanza rigido, cioè va proprio a scatto e quindi non esiste la posizione intermedia. I suoni sono quelli. Devo dire la verità, devo prenderci un pochino di confidenza. Mi pare davvero molto rigido, molto prestante. È solo questione davvero di confidenza, secondo me, perché non ho mai utilizzato uno switch rotativo, però sembra una bella roba in realtà. Poi abbiamo il buon Peco Paul che ci chiede: il fatto che sia leggera e in più non sia fatta in legno, immagino enfatizzi le frequenze medio-alte. E quindi per accordature ribassate dovrebbe essere perfetta. Sbaglio? No, in realtà presumo che sia proprio così. Cioè, io l'avevo proprio immaginata in questa maniera. Però comunque la chitarra suona devastante. Sono anche molti pick-up, perché i Vernacol, come ho già detto prima, tendono a enfatizzare molto le frequenze medio-alte. Però sì, è esattamente l'idea che avevo avuto anche io. Ira ci chiede, ma è o è piccola assai? Sì, è più piccolina, in realtà la lunghezza del manico è uguale, è sempre un 25,5 pollici, però il body è leggermente più piccolino. Infatti devo dire che dipende dalla posizione, perché se io lo utilizzo in questa maniera, quindi diciamo un pochino più da live, possiamo dire, perché è più o meno la posizione che tengo dal vivo. È molto più comoda di una chitarra più grossa, perché comunque pesa di meno, ti perfora di meno le costole. Però se la prendi così, un pochino tendi a appoggiarti, essendo abituato a una chitarra più grossa, in realtà. Perché cerchi sempre di appoggiare la tetta sul corno, in realtà, sulla spalla qua, sulla parte concava. Ok. Allora, sentiamo in distorto le posizioni 2 e 4, quindi posizione 2 dello switch, abbiamo i due coil centrali in serie. Vi spengo il microfono, così sentiamo. Thank you.
Figata, 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 figata. Quarta posizione, quindi sempre i due coil centrali, humbucker splittati, i due coil centrali degli humbucker però in parallelo. Incredibile ragazzi, incredibile. Davvero, la chitarra suona stupendamente, ma la sensazione che ti lascia è davvero... è difficile spiegarlo, è davvero difficile spiegarlo, avendo sempre avuto a che fare con delle chitarre costruite in legno. Si sente proprio la mancanza del legno, ma non in maniera negativa. Cioè si sente che questa chitarra non è costruita in legno. Infatti è difficile fare un paragone, perché il fatto che non ci sia il legno... si sente tanto suonando, però in realtà è una cosa che poi ti lascia il tempo di dire sì, però a me sembra che suoni meglio in realtà quella non fatta in legno, che tra l'altro l'utilizzo del legno in realtà, cioè per costruire uno strumento del genere servono più quantità di legno che non le quantità di materiali compositi, quindi in realtà è vantaggioso anche quello per il pianeta. Ci sono sempre delle industrie e dei macchinari messi a disposizione chiaramente per la produzione, però in certo senso possiamo dire che comunque forse non è più ecologico, però è più ecosostenibile, perché rispetto alle quantità si compensa in realtà, perché servono meno materiali compositi per costruire uno strumento del genere, rispetto alla quantità che serve per costruire uno strumento in legno, in realtà. Pico Paul ci chiede, magari l'hai detto prima, ma mi è sfuggito, quanto è il radius della tastiera? Il radius... Allora, la scala della tastiera è 25,5. I tasti credo siano dei tasti jumbo. Dei jumbo di media larghezza. Figata, provo a suonarmela un pochino cercando di passare un po' i pick up tra di loro. Sentiamo un pochino. Thank you.
Wow, incredibile, incredibile. Com'è, ragazzi, vi piace? Ah, buon Luca mi scrive, vai cavallo. Ciao che cavallo qui, questa qui è proprio una macchina da corsa, altro che cavallo. Iron Heart, sì, esatto, Luca ha riconosciuto Iron Heart degli Heathers Void. Tra l'altro potremmo fare una cosa, potrei suonare un brano direttamente degli Heathers Void. Facciamo esattamente così. Vi suono un brano che è esattamente nell'accordatura in cui mi sono fatto settare lo strumento, e tra l'altro, visto che il buon Danny ci ha confermato, ok, il radius è da 16, ok, trovate tutto scritto su Instagram e sulla pagina. Proviamo a suonare qualcosina, qualcosina, qualcosina. Dai, suoniamo, vi suono Iron Heart, che è un brano tratto dal disco Collateral degli Heathers Void, progetto nel quale suono, e il disco poi lo trovate chiaramente su tutte le piattaforme digitali, potete sentirvelo. Vi porto un brano che si chiama Iron Heart. Prendo la base, così sentiamo anche nel mix come suona. È metal moderno, chiaramente. E poi magari la proviamo anche su qualche backing track un po' più bluesy, cerchiamo di tirarci fuori qualche suono diverso. Spengo il microfono. We'll
lei continua a suonare. Bellissima ragazzi, sotto le mani è davvero un piacere. Ok, cerchiamo un attimo la cottura. Dunque ragazzi, allora, vi ricordo che tutti gli strumenti prodotti da Tucci Instruments, la produzione, o meglio, il commercio degli strumenti è iniziato da poco. Vi ricordo che potete andare a vedere tutti gli strumenti che sono stati fatti finora e sentire come suonano sui loro canali social, quindi su Instagram, su Facebook e su YouTube. C'è anche il sito di Tucci Instruments che vi consiglio caldamente di andare a vedere. Però mi raccomando, è ancora in fase di sviluppo, deve essere ancora devono esserci ancora delle facciate, mi pare, da aggiornare, come mi ha detto, da quanto mi ha detto Raffaele. Comunque, per qualsiasi domanda potete tranquillamente rivolgervi direttamente proprio a Raffaele, scrivendo sulle pagine che trovate, quindi su Instagram o su Facebook, e in alternativa sui contatti che potete trovare, presumo, sul sito, quindi email, chiamare al numero di telefono che trovate. E lo staff di Tucci Instruments è davvero, si piega a tutto, quindi potete serenamente chiedere quello che volete, potete chiedere informazioni, fare domande sul processo produttivo, qualsiasi tipo di cosa. E chiaramente potete anche contattarmi direttamente se volete direttamente proprio un parere sul feeling che gli strumenti hanno. Allora, in chat vediamo un po'. Ah, ok, vedo che ci sono un po' di messaggi. Luca ci chiede com'è il feeling col carbonio rispetto al legno. Guarda, ti dico la verità, come ho detto prima, anche se comunque sul manico c'è uno strato di vernice sopra, il feeling è davvero completamente diverso, cioè si sente che non c'è il legno, è incredibile. E come ho detto prima, lo strumento si sente che non vibra tanto quanto il legno, ma che suona di più in realtà, proprio per il discorso della cattura delle vibrazioni, perché il legno tende a catturare più vibrazioni, quindi chiaramente il legno con cui è fatto il body o il manico vibrano di più perché catturano le vibrazioni. E questi qua sono materiali invece che catturano meno vibrazioni rispetto al legno e lasciano quindi uscire lasciano andare la stragrande maggioranza delle vibrazioni che vengono poi amplificate chiaramente dai pick-up o comunque che risuonano come dovrebbero risuonare, semplicemente. Vi dico un parere così a freddo, anzi a caldo, sul momento. Non so dirvi se è meglio avere solo chitarre regno o avere solo chitarre del genere. A me questi strumenti sembrano strumenti super moderni e sono stati costruiti soprattutto con la filosofia non tanto solo dell'utilizzo di materiali diversi, ma anche per andare a risolvere quei problemi legati al legno. Cioè l'umidità, il cambio del legno si muove, il legno si muove in base all'umidità, in base al clima che c'è. E questi sono materiali che chiaramente risentono della dilatazione termica come qualsiasi tipo di materiale, ma sono meno delicati del legno. Quindi sono materiali che si muovono di meno, quindi automaticamente voi potete tranquillamente fare il vostro setup sullo strumento e quello lì rimarrà fondamentalmente fino a quando non lo volete cambiare. Vi ricordo che dentro al manico c'è il truss rod, quindi il manico può essere mosso. Anche qui tutto lo staff di Tucci Instruments vi viene incontro, vi fate il setup che volete, come lo volete. Il setup qui è, devo dire, comodissimo. Non ci sono note smorzate che non suonano. Che dite, proviamo un pochino a piegarla questa chitarra a qualche altro suonino. Cerchiamo di fare un suonino diverso, un suonino un po' più classico, dai, un po' più bluesy. Proviamo.
Allora, messo il mio bellissimo Fractal XFX3. Andiamo su una simulazione di una Plexi, dai. Così sentiamo anche come suona con suoni del genere. Cerco di lasciare la stessa cassa, così magari abbiamo un confronto un pochino più facile. Che era? Dov'è? Eccolo qua. Allora. Ci metto un riverberino. Magari lo metto in parallelo. Per qualsiasi tipo di domanda, ragazzi, chiedete pure se avete qualche dubbio, qualche domanda, qualcosa che vi assilla. Ok, cerchiamo una backing track, un po' più blues, hard rock. Proviamo a suonare. Sentiamo questo. Thank you.
Ti faccio vedere una cosina, così vi spiego anche qualcosa in più. Allora, questa ragazzi questo è il sito ufficiale di Tucci Guitars. Ok, quindi allora, scorrendo, ve lo ricordo, è un sito che deve essere ancora aggiornato, qualcosina deve essere ancora aggiornata, tenetelo bene d'occhio nel primo periodo dell'anno nuovo. Perché è lì che verranno poi messe tutte le news. Allora, come potete vedere, abbiamo questi due modelli, il TaylorMade e lo standard, e il modello standard, e tra un attimo ne parliamo. Come potete vedere qui sul sito, nella pagina principale, trovate i link a Instagram, YouTube, Facebook, i vari contatti, eccetera, eccetera, il numero di telefono se volete sentire scrivere a Raffaele. Allora, avete la pagina dedicata al processo produttivo, dove potete vedere l'azienda dove vengono prodotte queste chitarre, tutti i macchinari che vengono utilizzati, come potete vedere, tutte le fibre di carbonio. Questa è la monoscocca con cui vengono costruiti gli strumenti, i vari tipi di fibre di carbonio, come vedete hanno diverse trame, bellissime tra l'altro. I materiali vengono cotti a più di 120 gradi di temperatura per essere pressati. Ok, i vari dettagli fatti a macchina, come potete vedere. Chiaramente c'è sempre un lavoro fatto a mano. Come potete vedere, su ogni strumento poi viene applicato un lavoro di mano ed è tutto fatto in Italia, appunto. Tutto a mano, tutto in Italia. Ok. Allora, se voi andate su queste due finestre qua in alto, avete i due modelli di chitarre che potete decidere di acquistare barra ordinare. Il primo modello è il cosiddetto TaylorMade. Il TaylorMade non è nient'altro che uno strumento customizzato a tutti gli effetti. Voi potete scegliere, come potete vedere, il tipo di fibra di carbonio che volete, perché ogni fibra di carbonio ha la diversa trama, quindi potete scegliere le trame della fibra di carbonio che volete. Ok? Twill 2x2, Twill 4x4, Plain, Forged, Fishbone Twill 2x2, Fishbone Twill 4x4, quindi avete le varie trame della fibra di carbonio. Potete scegliere quella che volete, quella che vi piace di più. Questa è la TaylorMade, serie TaylorMade, quindi interamente customizzabile. Potete scegliere la scala dello strumento, quindi potete farvi una scala 25,5, potete farvi una scala 26,5, che può essere per esempio una 6 corde con la scala più lunga se volete scordare, piuttosto che una 7 corde che di solito si fa 26 a 5. Potete scegliere la configurazione dei pickup, quindi potete decidere se volete solo un humbucker, se volete il doppio humbucker come quella che è stata mandata a me, se volete un HSH, quindi humbucker, doppio humbucker, ponte manico e un single coil centrale, se la volete HSS, quindi con l'humbucker al ponte e due single coil, centrale e manico, se volete SSH, quindi se la volete con l'humbucker al ponte, cioè al manico, scusate, questa volta, e i due single coil, centrali e ponte, se volete doppio single coil, quindi manico e ponte, se volete tre single coil, ok, quindi centrale, manico e ponte, oppure se volete soltanto un tipo di single coil, come potete vedere ce n'è per tutti i gusti e tutte le scelte. Potete scegliere la parte meccanica, potete scegliere i vostri ponti. Come potete vedere, Tucci Guitars si affida a Schaller. Avete il ponte fisso, questo qui è quello che ho io sulla chitarra che è stata mandata a me. Avete questo tipo Floyd Rose, avete un ponte tremolo, quindi che non ha il blocco come il Floyd Rose, e avete il ponte fisso con il piezo, quindi che simula l'uscita di una chitarra acustica. Interessante, molto interessante se dovete utilizzare la chitarra per un determinato tipo di genere, di sonorità. Potete scegliere che single coil o che humbucker volete, che pickup volete. Come vedete sono tutti Bare Knuckle, tranne
tra Ian Bucher al momento abbiamo il Black Dog, Black Oak, che sono quelli che monto io, i Painkiller e gli Impulse, e poi abbiamo i Single Coil, Cobra, The Sinner, The Boss e Slow Hand, ok? Tutto Bare Knuckle. Potete serenamente sentirvi delle demo su YouTube, comunque si parla sempre di pick-up di boutique e buoni pick-up, come po avete potuto sentire. Switch e vari controlli, e quindi potete scegliere se volete il classico selettore a tre vie col volume e il tono, potete avere il 5 vie rotativo col volume e il tono, come ce l'ho io, il 6 vie anche, che è praticamente è come quello a tre vie, soltanto che ha tre posizioni a destra, tre posizioni a sinistra, o tre posizioni in alto, tre posizioni in basso, dipende come lo volete fare. Chiaramente poi ci sarà anche la possibilità di mettere il 5 vie, il 5 vie blade, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che lo strumento ECA è assolutamente customizzabile da zero. Ok, qui sono scritte in realtà solo alcune delle cose, per quello che vi dico comunque di ritornare a vedere il sito nel primo periodo dell'anno nuovo, perché verrà aggiornato. Potete vedere le meccaniche, quindi se volete normali meccaniche o le volete autobloccanti, sempre della Schaller. Che tipo di pot volete, del cappuccio del pot che volete, quello più veloce, che è quello che ho io, e quello tipo strato, oppure quello dome, ok, qua avete le tre forme. Corde, che corde volete, che scalatura chiaramente, Tucci Guitars si affida a Dogal, okay, che è sempre un produttore di corde italiano, quindi sono corde tutte costruite a mano in Italia. Potete avere le nickel steel, chrome steel e carbon steel, okay, che variano a seconda del materiale che viene utilizzato. Tra l'altro le carbon steel sono proprio costruite utilizzando della fibra di carbonio, quindi proprio con lo strumento in realtà ci andrebbero pari pari. Io le ho provate, praticamente hanno meno tensione, quindi a parità di accordatura hanno meno tensione in realtà, quindi risultano più morbide rispetto ad altri materiali. Potete scegliere il colore dell'hardware, qui potete vedere anche delle immagini, quindi se lo volete color nickel, lo volete cromato, cromato satinato, satinato color perla, dorato, copper, Ruthenium, che non so bene cosa sia, o Black Chrome, ok? Quindi potete scegliere il vostro hardware, tutto il colore che volete. Poi potete scegliere che finitura volete, se volete tutto lo strumento fatto in carbonio, rivestito di carbonio come questo, o lo volete, diciamo, customizzato, come potete vedere, questo strumento in particolare. Ecco, come potete vedere, qua è stato customizzato, qui sono state aggiunte due parti verniciate con un tipo di carbonio che è stato scelto poi prima, chiaramente. Qui stessa cosa, potete scegliere la trama che volete, il tipo di carbonio, potete scegliere che parti verniciare, che immagine costruire. Vedete, questa qui è esattamente quella che avevo io, cioè quella che ho io. E questa qua è quella che ho io, appunto, che prima era un doppio single coil e adesso invece è diventata un doppio humbucker. Spero, ragazzi, di essere stato abbastanza esaustivo, di avervi portato uno strumento che vi piace, che vi entusiasma, lo strumento davvero incredibile. Io che ce l'ho tra le mani, che l'ho suonato, vi posso assicurare che è davvero, oltre che stupendo da vedere, è assolutamente suona da Dio, bellissimo, pazzesco. Poi la qualità costruttiva è incredibile, soprattutto con i materiali che io appoggio pienamente l'utilizzo di nuovi materiali, perché insomma la chitarra non deve essere per forza costruita in legno. È normale, è giusto che le chitarre vengano ancora costruite in legno, perché è uno strumento caratteristico, è un materiale caratteristico per la costruzione di una chitarra. Però è giusto andare avanti, è giusto utilizzare anche altri tipi di materiali, perché poi le chitarre suonano lo stesso e suonano da Dio. Quindi, ragazzi, spero di essere stato esaustivo, di avervi portato uno strumento interessante che vi piace. Vi ricordo di seguire Tucci Instruments su Instagram, Facebook e su YouTube, di vedere i loro video. Se avete qualsiasi tipo di domanda, potete scrivergli serenamente, vi rispondono sempre con una
con immensa gentilezza e sono super disponibili. Se volete direttamente chiedere anche a me qualcosa, potete serenamente farlo, basta che mi mandate un messaggio diretto su Instagram, su Facebook o su qualsiasi altra piattaforma. Quindi ragazzi, rimanete aggiornati, perché seguitemi su Instagram se ancora non lo fate, perché lì pubblico dei sondaggi dove spesso appunto lascio decidere a voi che cosa volete, di cosa volete parlare durante le dirette. Altre volte decido io, però come volete, come potete vedere, quando decido io comunque salta sempre fuori qualcosa di molto 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 interessante, come questo strumento qui. Quindi ragazzi, vi ringrazio di aver presenziato, nonostante tutti i vari problemi di connessione, eccetera, eccetera. Grazie per aver interagito, di aver fatto domande, sono contento che abbiate partecipato tutti. Vi auguro una buona serata e soprattutto fate un giro sulle pagine di Tucci Instruments.